facciamo un esempio di ipnosi applicata ai linguaggi pubblicitari, ecco, non so, nel marketing. Allora, permettimi di dirlo subito dopo. Io, Evaldo, sono, secondo questa terminologia, alimentatore cerchio, distonico avere, stimolato asta. Queste sono le tre informazioni fondamentali che mi servono durante la prima seduta di ipnosi. Mi servono per capire, quando mi viene un cliente, mi servono per capire quando mi dirà, mi chiederà, dottore, allora, ormai sono in pensione, insomma, così ho la mia età, 70 anni, però voglio dire, così funziona la psicoterapia. Qua partirebbe l'applauso, 70 anni partirebbe. Purtroppo nessuno si è mosso. Allora, dopo che mi ha spiegato tutto, tanto io non ho dubbi di essere in grado di aiutarla a risolvere i suoi problemi, non è quella la questione. È solo come ora dovrò proporgli il percorso. Allora io ho bisogno di quelle informazioni, perché quando mi dirà, ma allora dottore pensa di potermi aiutare, io dirò, beh, anche se è il problema più banale di questo mondo, che le devo dire? Non lo so, certo ci possiamo provare, ma immagino che lei abbia già provato tante altre volte a risolvere il suo problema. Sì, è vero, sono stato qua, là, su, giù, a Lourdes. Niente. Che cos'è? Distonico dell'essere. Il suo piacere è far fallire tutte le terapie. E tu vorresti far fallire pure me? Ce ne vuoi. Quindi io che cosa dirò? Ma non so, vediamo, però certo, lei quanto tempo pensa di ce ne vorrà molto di più, non lo so. Ci pensi? No, deciso, torni a casa, ci pensi, parli con suo marito, con sua moglie, insomma, quello che è, eventualmente mi ricontatti. Cioè, sembra quasi che io la mando via. Perché? Perché essendo distonico dell'essere, se io le dico che il suo problema è facile, semplice, ci vorranno 3 sedute, non verrà da me, se ne andrà e dirà, non mi ha dato fiducia, quello mi vuole fregare, quello vuole... È vero o non è vero che c'è gente che se gliela fai facile non ti crede? Se io gliela faccio difficile, accadrà questa cosa divertente, torna a casa e il marito le dirà, allora immonda cicciona, che ti ha detto il dottore, riuscirai a dimagrire? E lei dirà, ma veramente no, ha detto che è difficile, dunque. Allora il marito giustamente dice, vabbè cambia dottore, cambia medico, cambia psicologo, se ti ha detto che non puoi vuol dire che è un incompetente. E lei dirà, beh no, mi ha dato tanta fiducia, che è totalmente assurdo rispetto a quello che è avvenuto. Ma perché? Perché attraverso il rendergliela difficile io ho arpionato, ho adescato il suo inconscio. La sua mente cosciente è d'accordo col marito, dice, ma in fondo che c'ha di strano il mio problema rispetto agli altri, perché mi ha detto che è così difficile? Ma il suo inconscio dice, questo è il dottore che mi piace. E perché? Perché gli ho detto che non lo sfratterò. Usiamo un altro termine, il simbolo patologico, il mangiare compulsivo, il vedersi brutta, l'ansia o quello che è. Io dicendogli che è difficile da risolvere, gli ho garantito una proroga dello sfratto. Non so se rendo l'idea. Queste sono le analogie che dobbiamo fare. Allora, se invece mi viene una distonica dell'avere, un distonico dell'avere con un problema di quelli tosti, cicciotti, mi dice, allora pensa, io non c'è problema, se lei mi aiuta sono sicuro che ce la facciamo. Perché se io dico al distonico dell'avere, ma non so, forse vediamo, quello se ne va, pensa che io sia incompetente. Così come se io dico al distonico dell'essere che è facile, quello se ne va, perché pensa che io non abbia capito il suo problema, che voglia fregare. Allora, vediamo un attimo la stessa cosa. Nella terapia, e ammesso che ci sia qualche vostra cugina o cugino che sia interessata alla seduzione, vale nello stesso modo. Se io sono stimolato dall'asta,
vuol dire che mi piace essere, posso usare un termine scientifico, scientifico? Ho paura di quello che stai per dire. Mi piace essere maltrattato, perché ho il mio inconscio gode nell'essere maltrattato. Guardate che non è così assurdo, ed è molto diffuso, eh? Più lo tratti male, più ti si attacca. Più lo penalizzi e più ti telefona, più gliene dici di tutti i colori e più si fa tappeto. Conoscete qualcuno? Sì. Allora, io devo dire, senta, al mio cliente, che ho capito che è stimolato dall'asta, sì, va bene, ok, possiamo pure cominciare, però sia ben chiaro, io lavoro in questo modo. O lei fa tutto quello che dico io, quando lo dico io, come lo dico io, e così via, se no va da un'altra parte, da Roma, ci sono uomini, dai, sono migliaia di colleghi più bravi, più economici, più disponibili, quello che... con me la prima volta che sgarra, e così via. Sì, va bene, sì, e così via. E dirà, finalmente ho trovato il dottore Sergio, perché noi siamo in una cultura in cui il padre severo è in un'età, è un ricordo. Ma molti di noi si ricordano con piacere il padre Severo che diceva si fa così e basta. Ma se invece il mio cliente stimolato dal triangolo, io gli devo dire, guardi, è un cammino, mi rendo conto, è difficile, chissà quante volte ci ha provato e così via, non si preoccupi, sicuramente ricadrà nel problema, ma io sarò sempre al suo fianco. Io non sono qui per giudicarla, ma per aiutarla a rimettersi in piedi e riprendere il cammino. Fossero anche 10 volte, 100 volte, 1000 volte, io sarò sempre con lei. Cioè mi comporto come la buona madre perdonante. Nello stereotipo il padre è severo, la madre ti perdona sempre tutto. Ok? E se invece è stimolato dal cerchio, sì, che lo dirò, guarda, la regola è offrire alternative. Potremmo fare così o potremmo fare cosà. Non si preoccupi. Lei scelga quello che le vale, ma possiamo sempre cambiare. E ogni volta preferisce venire di mercoledì o di venerdì. Preferisce alle 5 o alle 7. Preferisce che facciamo prima questo o prima quest'altro. Allora, nella seduzione è esattamente la stessa cosa. Di chi si innamorano gli uomini? Sì, d'accordo. Mi sta suggerendo telepaticamente di quelle che ci stanno, ma vabbè, questa è un'altra cosa. Il mio è un po' più sofisticato come pensiero. No, va bene. Non molto, ma insomma. Allora, lo stesso vale nella seduzione. Se il tuo lui, quello che ti interessa, è stimolato dall'asta, niente di quello che fa va bene. Lo devi sempre tenere sulla corda e rimproverare di tutto. E lui ti amerà per tutta l'eternità. Però ricordati, rimproverarlo sempre di tutto è un lavoro. Guai se per un giorno, due giorni, una settimana te lo scordi. Ci sarà un'altra pronta a cazziarlo se serve, insomma. Quindi ricordatevi, è un lavoro. Se è stimolato dal triangolo, invece, ti devi fare tappeto, devi anticipare i suoi desideri, devi essere sempre pronto, pronta, aperto, disponibile, devoto. O perlomeno devi dare quest'idea. Se è stimolato dal cerchio, devi offrire delle alternative. E cioè, che dici, caro, questa sera andiamo al cinema o al teatro o stiamo a casa? Fallo scegliere, fallo decidere. Sabato andiamo fuori oppure qua oppure là. E questo vale anche nel lavoro, cioè nella scelta dei collaboratori e nella gestione dei collaboratori. Allora, la pubblicità che cosa usa fondamentalmente? Usa i meccanismi ipnotici fondamentali della identificazione proiettiva, cioè ti fa vedere scene nelle quali ti piacerebbe essere il protagonista. Ma i livelli sono sempre due. La scena è bella, desiderabile, vorresti essere il protagonista, la protagonista, ma la base è penalizzante, esattamente come abbiamo detto nella tecnica non verbale, stressante, dinamica, perché tu non sei lì. La più emblematica di tutte, non so se voi siete tutti giovani, forse non ve la ricordate, ma fu una delle prime ad usare questo sistema. Vi ricordate la pubblicità di Fa a Lime dei Caraibi? Sì, più o meno.
fa era un bagno schiuma, era un shampoo, insomma, quello che è. Allora, si apre con una bellissima musica, una bellissima scena nei Caraibi, palme, mare, questo e quest'altro, dove ognuno di noi, parlo di molti anni fa, insomma, avrebbe voluto andare, oggi tutti sono andati in vacanza ai Caraibi, però, insomma, 20 anni fa, 30 anni fa, quando loro hanno ideato questo, non era così normale. E fu, è stata una delle prime pubblicità di quelle brand. Ricordate, Carosello durava, era una storia lunga, oggi le pubblicità durano pochi secondi. E quindi ti fa immergere immediatamente in quell'atmosfera. E quindi entri in questa dimensione di sogno, però sei in transit, ipnotica in quel momento, ti chiama tua moglie dall'altra parte e tu non lo senti, suona il telefono, non te ne accorgi. Fa, e si quando ti hanno immerso in quell'atmosfera, ti viene presentato il prodotto, l'immagine del prodotto. Perché il nome e l'immagine del prodotto non vanno mica presentati in un momento qualsiasi dello spot. Vanno presentati dopo 7 secondi, o 12, o 15, o 20, a seconda di come lo spot è stato costruito e il panel dei soggetti sperimentali, insomma, quando vengono presentati gli spot, a tutti quanti monitorati, per esempio, a livello di elettrocardiogramma e così via. Se su 100 persone che stanno guardando quello spot, 90 hanno avuto il picco di battito cardiaco dopo 7 secondi, quello è il massimo di tensione emotiva, perché poi scende, in quel momento devi presentare il nome e l'immagine del prodotto, perché se lo fai prima o se lo fai dopo, stai sprecando soldi, insomma, quello che è. E allora, la gratificazione iniziale dei Caraibi, la penalizzazione iniziale, che tu sei il ragionier Rossi, che non si è mai permesso neanche la vacanza a Sabaudia, per dire, e così via, e arriva finalmente il messaggio, fa all'AIM dei Caraibi, beh, quello intanto te lo puoi comprare appena scendi. Questo è il modo subliminale, analogico, di creare stato emozionale attraverso l'identificazione e, virgolette, offrire nel momento di picco emotivo il nome del brand, il nome della marca, il nome del prodotto. Ma è quello che le donne hanno sempre fatto, lo sai, come? Se volete sedurre, voi vi presentate sciatte, prendete il primo vestito, il primo paio di scarpe che capita, lasciate il vostro profumo naturale addosso, oppure scegliete accuratamente tutto per captare l'attenzione visiva, uditiva, cambiate pure voce, olfattiva, cinestesica, come siete morbide quando volete sedurre. E qui entriamo in altre tre chiavi ipnotiche, vengono normalmente insegnate dalla PNL, dalla programmazione neurolinguistica. Se vuoi sedurre uno prevalentemente visivo, così come in terapia ipnotica, se il mio paziente, il mio cliente è prevalentemente visivo, ma io devo abbondare con le visualizzazioni, perché è proprio il suo canale naturale. Se il tuo lui che vuoi sedurre è prevalentemente visivo, è con l'abbigliamento, il look, il trucco che lo sedurrai.